Ok ragazzi, sono tornate le MMA internazionali importanti, è tornata la UFC e questo è il primo evento dell'anno. Andiamo subito a commentare Khattar contro Chikadze. Allora, primo round, devo essere sincero, è stato un pochino noioso perché Chikadze ha scambiato per un po' di tempo, Khattar ha infilato un ottimo takedown e l'ha contenuto per quasi tutto il round. Quindi primo round sicuramente a Khattar per la lotta. E vediamo se sarà un match improntato proprio su questa strategia qui. E nel secondo round invece ci fanno divertire un botto, perché Chikadze parte subito aggressivo, riesce a mettere una progressione di colpi e riesce a tenere il pallino del gioco, diciamo. Ma poi Khattar incredibilmente affonda dei colpi potentissimi, riuscendo a beccare il timing e i movimenti di Chikadze, e probabilmente riuscendo anche a vincere il round, perché poi lo riporta a terra negli ultimi secondi e gli dà delle belle mazzolate in ground and pound. Anche se Chikadze si rialza, però le prende veramente forte. Terzo round, credo che vada ancora a vantaggio di Khattar, perché ho visto un Chikadze molto barcollante, meno presente sul footwork, e credo che abbia subito un po' i colpi. Quindi un terzo round non troppo, diciamo, netto su Khattar, però io vedo anche questo per Khattar. Raga, che guerriero Chikadze, che combatte con le unghie e con i denti, anche se Khattar comunque sia lo sta devastando, e ciò vuol dire che ha un'ottima mascella e regge bene i colpi. Tuttavia ragazzi, credo che anche questo round, non lo so, via, forse questo round lo possiamo dare a... No, via, a Khattar anche questo. Però mi è piaciuta molto la caparbietà e la tenacia di Chikadze. Boia, Khattar l'aveva messo KO, ragazzi, eh. Lì a quel punto è stato salvato dalla campana, perché stava partendo con un ground and pound veramente distruttivo. Quante ne ha prese Chikadze in quest'ultimo round e quanto ha resistito fino all'ultimo. All'ultimo si è visto proprio, non ne poteva più. Cioè, ora voi andate a vedere la faccia che ha e pensate quanto deve sentir male il giorno dopo, la settimana dopo. Cioè, veramente un match distruttivo. Complimenti a Chikadze, che sembrava fatto di gomma, ma applausi a Khattar, che è riuscito a dominare un match con dei colpi molto creativi, rinnovandosi come striker nonostante la sconfitta di Max Holloway. E quindi io credo che non ci siano dubbi, la vittoria sia sua, aspettiamo solo l'ufficialità dei giudici, ma penso che sia una vittoria abbastanza netta. E infatti vittoria per decisione unanime a Khelvin Khattar, una vittoria che non scuote più di tanto il ranking. Ora attendiamo di vedere aggiornamenti, ma comunque penso che rimanga abbastanza immutata la cosa. Certo è che a questo punto si fa ancora più interessante la battaglia nei pesi piuma, e noi non attendiamo altro di vedere invece i pesi massimi e la risoluzione della faida tra Francis Ngannou e il suo ex compagno di squadra Cyril Gane. Detto ciò, vi informo che sul Patreon è appena uscita la nuova puntata della nostra serie che ci porta in giro per l'Italia a seguire i fighter, e stavolta parleremo di Alice. Vi ricordo che se volete finanziare questo tipo di progetti potete farlo schiacciando con il link che trovate in descrizione e iscrivendovi ai livelli del Patreon, e come ringraziamento riceverete l'accesso al video in esclusiva, o in alternativa basta anche solo un mi piace quando il video sarà uscito su YouTube. Un saluto su Italian Fight Magazine, il più grande canale di MMA che parla italiano. CBA,